E ritorniamo dopo un minuto di pausa in diretta, sempre dal NEI di Faenza, meeting delle etichette indipendenti. Noi siamo ovviamente a Radio Saius. Caro Saius, io lo ricordo per chi ci stesse ascoltando da altre piattaforme che amplificano la voce di Saius, cioè la tua poi. Detto questo, scherzo a parte, abbiamo, guarda che prendo il CD, se no mi perdo. Questa qua è una parola, è una band che piacerebbe, diciamo, potrebbe essere presentata molto bene da te, ma io non ho il tuo inglese, quindi lo faccio fare a Gianluca. Gianluca, ciao. Come ciao a tutti. Come si chiama questa band? Allora, noi siamo i Wicked Expectation. Sì? Siamo di Torino, siamo una band rock elettronico. E sì, questo bel CD che tu hai in mano, esattamente, è uscito pochissimi giorni fa. Perché è uscito il 20, è una news, tra l'altro c'è anche un pezzo che si chiama News di questo album. Esatto, la numero 5, ricordiamo. È uscito il 26 di settembre, sì? L'abbiamo rilasciato con un concerto al Barrio a Torino. E nulla, adesso seguirà delle date, tra cui una stasera, tra poco, alle 21.30. Dove esatto? Cavour? No. Come? No, Cavour. No, ha fregato. DLF, okay. Palco del DLF. Stasera che mi dicono sono al Cavour, arriva lui. Invece no. Appunto, quindi seguirà oltre questa data anche altre date, tra l'altro altre due qui in Emilia Romagna a dicembre. E dove esattamente, così magari si... Allora, il 5 dicembre saremo a Misano Adriatico al Wave Club, e il 6 dicembre all'X-Ray Pub di Forlì. Insomma, quindi vi piace muovere anche fuori dai confini. Esatto, sì. Questo ci piace. Voi cosa suonate? A chi lo facciamo dire a lui, dai, così cambiamo un po'. Ma il genere è... Ciao a tutti intanto. Esatto, sono Andrea, dei Wicked Expectation. Genere... Ok. Guarda più che altro la camera. Di là, di qua, di là, quale camera? No, quella lì. Quella là, ok. Quello non conta niente, quello è finta, cioè... Ah, è finta. Lui si mette lì, sì, ma è finto anche lui. Cioè, ah, un ok, però sembra ma vero. Adesso si fa un pezzo, no, sì. No, comunque, noi facciamo rock elettronico, sì? E un disco totalmente autoprodotto, sì? Ossia in realtà abbiamo registrato un po' le varie tracce in diversi studi di registrazione, ma lo abbiamo mixato noi per avere un sound un po' più, personale, diciamo. Certo. E sì, alla fine diciamo è stato un lavoro un po' lungo, anche perché siamo una band relativamente giovane, un progetto, sì, relativamente giovane. È un po' come tutte le band, abbiamo attraversato i vari periodi di assestamento, quindi sì, cambio di componenti, nuovi bassisti, adesso nuovi batteristi. Questi quattro. Adesso siamo proprio noi, esatto. Perfetto. Questa è quella definitiva. Perfetto. E diciamo con questo raggiungimento del... Sì, va bene. Esatto, allora abbiamo sempre riusciti a fare uscire questo album, appunto che c'era Gianluca sabato scorso. Facciamo vedere un attimo con i potenti, ma guarda che zoom che ti fa Saius, guarda. Mamma mia, bravo, che Saius. Eccolo zoom. Facciamo anche vedere qualche titolo. Oh, t'altro lo mette a fuoco, eh? Ottimo. Ma t'altro questo qui è il CD fisico, ma comunque per chi volesse ascoltarlo, diciamo in streaming, è su SoundCloud oggi, esatto, in free streaming, e poi sarà su, va prestissimo, su Spotify, Apple Music, quindi, eccetera eccetera. Voi quanti anni avete? Te lo chiedo per un discorso poi. Allora io 27, lui 27, sì, lui non me lo ricordo, 26 quasi, 26, 23, e lui, visto che è brizzolato, 45. Esatto. È mezzo. Anche di più. No, scherzo, ma no, te lo chiedevo perché difatti vedo che vi muovete molto bene all'interno del contesto social, se vogliamo, no? Sì. Molto, cioè Spotify, eccetera. E questo si riscontra tantissimo negli under 30, meno negli over 30, ma sempre presente comunque. Certo. E per quello che riguarda invece, diciamo, farvi conoscere più di persona, cioè sul territorio, voi vedo che vi muovete già Forlì, Misano, eccetera. Sì, beh, prevale Faenza, esatto, Faenza oggi. Quindi vedo che sposate tutte e due le cause, cioè sia la strada dei social, poi non so, sì, Facebook come sia. Sì, beh, abbiamo la pagina Facebook, ovviamente facebook.com/wickedexpectation, abbiamo Twitter, abbiamo sì, Instagram, non so se anche Instagram, ve lo ricordo, Periscope, eccetera eccetera, tutti, ma chiaramente diciamo che la cosa positiva dei social è che prima di tutto riduci i costi, certo, quasi al 100%, sì, esatto, e poi vabbè, chiaramente puoi raggiungere molto più facilmente, esatto,
più persone sparse sul territorio. Certo, poi voi cantate in inglese, giusto? Inglese, sì. A maggior ragione, sì, no, perché magari la canzone è in inglese, il titolo è in inglese. No, 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 fregava, no, no. No, guarda, io faccio Tarantella, però no, 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 no. Ho fatto tutt'altro. No, no, questa cosa qui, sposata anche i social, oltre ovviamente a suonare sul territorio, ma sposata anche i social, immagino che faccia sì che vi possano conoscere molto al di fuori. Certo, sì, infatti forse abbiamo anche un sound non troppo italiano, direi. Quindi anzi, i social ben vengano, perché comunque grazie ai social abbiamo la possibilità di farci ascoltare anche al di fuori del territorio italiano, eccetera, grazie, eccetera. Quindi una domanda un po' fuori, cioè un po' diretta. Beh, queste date che fate molto lontane, se vogliamo, da Torino? Sì, abbastanza. Rispetto magari a molti altri posti che potrebbero essere all'interno dell'ambiente torinese. Chi ve la trovate, voi o mediante avete qualcuno che vi segue? Come, allora, beh, chi vuole rispondere, che ho risposto già da... Vai te. Parlo io perché sono il diretto interlocutore con i locali. Solamente girare. Eccomi. Guarda sempre là, guarda meno me, io non conto niente. Appunto parlo io perché sì, tramite me stesso è la saletta booking. No, tramite me. Tramite me stesso perché è la mia voce che parla con i locali. E poi anche grazie alla saletta booking, che è la nostra etichetta con cui il disco è uscito. Esatto. E di cui ci occupiamo anche del booking insieme. Siamo riusciti a trovare queste date e speriamo che adesso sono già abbastanza da qui a dicembre. Adesso stiamo già lavorando sulle date da gennaio in poi, e poi per pensare anche ai festival quest'estate, che è la cosa più interessante, perché la gente è più aperta ad ascoltare anche nuova musica. Esatto, questa è una cosa che riscontro io stesso in prima persona. E per quello che riguarda, da quant'è che suonate insieme voi? Allora, noi ci conosciamo e suoniamo insieme da 4 anni, così sì. Poi appunto tra i vari cambi di line up, io e Andrea siamo sempre stati praticamente nella band, esatto, mentre gli altri due bei ragazzi che sono qua, Matteo e Alessandro, sono arrivati dopo, ma comunque hanno portato tutta la loro bravura, il loro sound all'interno della band. E quindi insomma in questi anni vi siete un pochino, insomma, siete cresciuti, se vogliamo, insieme musicalmente. Adesso con questa etichetta, la saletta, giusto? Sì, la saletta. Esattamente. Avete la possibilità di suonare anche in giro, e a parte queste date, qual è stata la meta, cos'è la mia curiosità, la località più lontana dove vi ha spinto la località musica? Esotiche. Non esotiche, ma siamo andati a fare un festival a Pordenone, sì, la fiera della musica, sì. E poi, che tra l'altro è stato molto bello perché abbiamo suonato anche, c'erano i Casino Royale. Abbiamo vinto, immagino. No, non abbiamo vinto, però c'erano i Casino Royale, i Madness dall'Inghilterra, però, quindi i Pulp, quindi è stato un bel festival. Roba. E poi penso che forse le date più lontane sono quelle che verranno, appunto, sì, quindi sì, tornare qui in Emilia Romagna, a Milano, poi chissà dove, magari anche all'estero, speriamo. Sì, anche perché suonare in inglese, ripeto, è una banalità, ma tanto vi apre, sai, dall'Italia è veramente anche logisticamente semplice andare fuori volendo. Sì, forse quindi ci chiude un po' all'Italia e ci apre un po' di più, esatto, all'estero. Esatto. Quindi sì, da voi da Torino, quindi chi lo sa appunto come si potrà evolvere questa cosa. Per quello che riguarda il seguito social, la pagina l'avevi detta prima, che è poi il nome della band, Wicked Expectation. Dai, facciamo parlare Alessandro, dimmi un po', non scherzo. No, quindi pagina Facebook, che è sempre il nome della band. Sì. E ripetila così. La pagina Facebook è facebook.com/Wicked Expectation. E come seguito, diciamo che si sta muovendo bene, immagino. Con sì, sì, stiamo lavorando molto anche sull'aspetto social, oltre che l'aspetto musicale, quindi perfetto, ci stiamo cercando di ampliarci anche dal punto di vista social. Allora io da qui, come al solito, mi vado a imbucare nelle solite due domande quasi finali, vero Saiuz, che ormai faccio a tutte le band, ma perché è d'obbligo fare, secondo me. Noi, essendo una web radio, abbiamo all'interno del nostro palinsesto diversi appuntamenti. Tutti i lunedì sera vi è una diretta incentrata appunto sugli artisti musicali. Noi li intervistiamo, ovviamente per questioni logistiche la regia è a Treviso, ma i collaboratori, che siamo circa una ventina, sono sparsi su tutto il territorio nazionale,
io per dire abito a Moria, e abbiamo però la possibilità dalle 10 di sera alle 11 e mezza di fare una chiacchierata con artisti, appunto nostri ospiti eccetera, in cui anche loro sono a casa loro, se vogliamo, con Skype, ed è sempre in diretta ovviamente, ed è bello perché questa qua è una chiacchierata un po' Moldi e Fuggi, incentrata tutta sulla musica, tutta su un po' voi, un po' il May eccetera. In quella chiacchierata invece si può veramente spaziare anche su altri argomenti che in cui in qualche modo c'entrate voi, anche le vostre esperienze di vita, cose che adesso per ovvi motivi anche di tempo non riusciamo a fare, e ci piace dire questo perché io vi invito appunto a seguirci su radiosaiuz.it il sito, o radiosaiuz è la pagina Facebook. Noi faremo lo stesso anche per tenerci un po' in contatto, perché questo video, uno dei due, quello verrà... Sì, ne abbiamo due, perché se uno viene male, cioè quello è finto, quello è finto, no scherzo, ci piacerebbe anche appunto riproporvi questo video, rimandarvelo sulla vostra pagina Facebook per avere anche un ricordo di questa chiacchierata. Ricordiamo che stiamo sempre andando in diretta in tutto questo, e così con il contatto già abbiamo scambiato un modo di anche di ricordarmi tutto quello che ci siamo detti, visto che oggi ci sono niente il mondo di artisti indipendenti e non. Quindi io vi ringrazio di questa chiacchierata, attenti, abbiamo fatto proprio parlare. Beh, io sono Matteo, sono il batterista, insomma. Ma fine, quanti anni hai, Matteo? No, Nintendo, 24 li ho compiuti ieri, tra l'altro, quindi... Ok, questo è uno scherzo, 24 di galera, forse ti hanno dato 24... No, di galera un po' meno, dai, però... No, è la verità, è strano, ma è la verità. No, scherzo. Abbiamo fatto parlare un po' tutti, sai, chi più, chi meno, no, scherzi a parte. Io mi sono fatto un po' fuori dalle luci, ringraziare, ma siamo ai saluti. Ringraziamo questi baldi giovani, mi raccomando, Wicked Expectation. C'eri qua. Expectation. E l'ho detto fuori di microfono, no, giusto. No, perché io arrivo già, io dopo la prima intervista già ero cotto. Adesso sono già alla 12ª, so, barcollare. Domani sono messo meglio perché abbiamo una altri ragazzi che ci danno una mano. Ci danno una mano, oggi siamo solamente in tre, quindi. E io vi ringrazio, scherzi a parte, per questa chiacchierata, vi invito, insomma, a venirci a trovare anche sul web, facciamo una bella foto. Oh, stavolta è quasi preparato, una bella foto, così la teniamo per i posteri. E aspetta, metto il CD davanti, se no non ha senso. Caciotta? Perfetto, ragazzi, vi ringrazio, grazie di tutto. E ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.